Buon dì a tutti! In questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo cardigan short pink o anche giacchetta, ma io preferisco definirlo un cardigan corto e con dalle maniche lunghe di colore appunto pink. Per quanto riguarda il filato scelto, ve lo mostro subito, è quello della Miss Tricot Filati linea fibra di perle. È composto dal 50% cotone e 50% viscosa di fibra di perle. Ogni gomitolo è da 50 grammi e misura 126 metri. Io ho scelto questo color pink, che è un colore rosa molto acceso, ma ci sono anche altri colori, mi sembra che anche c'è quello del verde, ma anche tanti altri. E per poter realizzare l'intero cardigan mi sono serviti 400 grammi di questo filato, di cui non mi ne è rimasto neanche un pochetto, e che ho lavorato con l'uncinetto del numero 3 totalmente, sia per fare il corpo che per fare le maniche. Per quanto riguarda la lavorazione, voi sapete che io preferisco fare delle creazioni che abbiano meno cuciture possibile, e anche in questo caso noi la cucitura ce l'abbiamo soltanto all'altezza delle spalle, quindi si parte da sotto e si fanno le 186 catenelle, almeno nel mio caso, che servono per creare il motivo. Mi raccomando, se siete una taglia più grande dovete andare a aumentare sempre di 12 catenelle, quindi di 12-24. Lo so, 186 non è un multiplo di 12, ma mi sono servite 6 catenelle per fare in modo che l'inizio del giro fosse uguale alla fine, in modo tale da avere le due parti uguali. Quello è il motivo che ho scelto sotto, è quello floreale, perché come vi ho già detto nel video precedente, andando in giro per i negozi mi sono resa conto che come stampa, la stampa floreale va ancora di moda, e quindi quest'anno ho deciso di fare più qualche altro capo sempre con questa stessa stampa. Quindi la parte di sotto è floreale e sono quattro giri che vanno sempre ripetuti fino all'altezza degli scalfi. Naturalmente voi potete fare il cardigan anche più lungo, e poi si passa a lavorare a un punto più geometrico, che consiste nell'alternare due giri, uno di maglie basse e uno dove si fanno le maglie alte alternate a catenelle. Quando si arriva agli scalfi e si divide la parte dietro dalla parte avanti, le due parti avanti poi si fanno delle diminuzioni che danno vita a questo scollo a V, che io trovo veramente carino. E una volta terminate le tre parti che vanno cucite all'altezza delle spalle, si lavora la manica. Io per la manica ho deciso di utilizzare lo stesso punto che ho fatto sopra per il cardigan, ma voi potete anche variare e decidere di fare per le maniche lo stesso punto della parte di sotto. Mi raccomando, in quel caso mandatemi le vostre foto e sono curiosa di vedere il risultato finale. Terminate anche le maniche, io sono andata a fare un bordino di 3 giri di maglie basse attorno al cardigan, non sotto, soltanto qui di lato intorno al collo, per poter creare l'asola per mettere il bottone. Io ho messo un solo bottone perché volevo che si notasse benissimo bene questo scollo a V, e mi piace, sapete, che il sotto rimanga largo, ma voi potete decidere di mettere anche più bottoni per poter chiudere maggiormente il vostro cardigan. Come potete decidere anche di fare le maniche più corte, tipo a 3/4, se volete il cardigan poterlo sfruttare in tutta l'estate. Detto ciò, spero che questa creazione vi piaccia, che desideriate realizzarla, e se è così mi raccomando, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul mio blog www.uncentando con Elsa, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio o con l'hashtag Uncentando con Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per poter realizzare il nostro cardigan, io ho deciso di utilizzare il filato della Miss Tricot Filati linea fibra di perle, che è 50% cotone e 50% viscosa da fibra di perle. Io ho scelto questo colore pink molto acceso, quindi un rosa molto acceso. Lavorerò con l'uncinetto numero 3 e io ho montato 186 catenelle. Mi raccomando, la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 12. Sì, 186 non è un multiplo di 12, ma mi sono servite 6 catenelle per poter andare a fare l'inizio del giro uguale alla fine del giro. Però se voi dovete andare a aumentare, mi raccomando, 186 più 12, 24 e così via. Se dovete diminuire, 186 meno 12 meno 24 e così via. Adesso possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi una, due, tre. Prendo il filo, entro nella prima delle mie 186 catenelle e vado a fare un'altra maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a realizzare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo la mia prima maglia alta. Adesso devo andare a fare un totale di 5 maglie alte, quindi una già l'ho fatta, aspettate un attimo. Quindi una già l'ho fatta, vado nella catenella successiva e realizzo la mia seconda maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo la mia terza maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo la mia quarta maglia alta.
vado nella catena successiva e realizzo la mia quinta maglia alta. E adesso devo ricominciare dalle catenelle, quindi 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e realizzo la mia prima maglia alta. E adesso devo andare a fare il gruppo di 5 maglie alte, quindi una l'ho già fatta, entro nella successiva catenella 2 maglie alte, entro nella successiva catenella terza maglia alta, entro nella successiva catenella quarta maglia alta, entro nella successiva catenella quinta maglia alta e ricomincio dalle 3 catenelle. Quindi devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto per terminare il mio primo giro, ho fatto la maglia bassa, le 3 catenelle, devo andare a fare gli ultimi 3 maglie alte come ho fatto all'inizio del giro. Quindi prendo il filo, salto 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta. Entro nella catenella successiva e vado a fare la mia seconda maglia alta. Entro nella catenella successiva e vado a fare la mia ultima maglia alta. Posso così fare il mio secondo giro, quindi mi giro con il lavoro e vado a realizzare una catenella per alzarmi con la lavorazione. Entro dentro la maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia bassa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio, vado a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta, quindi una, due, tre, quattro e cinque. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia bassa sopra ogni maglia alta, quindi una, due, 3, 4 e 5. 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia alta dove ho la maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio con le maglie basse. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto per terminare il mio secondo giro, ho fatto la maglia alta, le 3 catenelle, devo andare a fare le mie ultime 3 maglie basse. Quindi vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia bassa, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia bassa, vado dove ho la terza catenella e realizzo una maglia bassa. Ho terminato così il mio secondo giro, mi giro con il lavoro e vado a realizzare il mio terzo giro. Mi alzo con una catenella, rientro dentro la prima maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo 3 maglie alte, quindi una, 2, 3, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado dove ho l'archetto di 3 catenelle e realizzo 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3. 2 catenelle, 1 e 2, salto, ho le 5 maglie basse, salto le prime 2, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio, vado dove ho l'archetto di 3 catenelle e realizzo 3 maglie alte, quindi una, rientro 2, rientro 3, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo 3 maglie alte, quindi una, rientro 2 e rientro 3. 2 catenelle, 1 e 2, salto le prime 2 maglie basse, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il terzo giro, ripetiamo l'ultima volta insieme. Vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo 3 maglie alte, quindi una, 2, 3. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo 3 maglie alte, quindi una, rientro 2, rientro 3. 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 maglie basse, entro nella successiva, realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro.
Termino il terzo giro dopo aver fatto le 3 maglie alte, le 2 catenelle, entrando nell'ultima delle 3 maglie basse facendo una maglia bassissima. Quarto e ultimo giro. E realizzo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi una, due, tre. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, vado dove ho il gruppo di 7 maglie alte, realizzo una maglia alta sopra ogni maglia bassa, cioè una maglia bassa sopra ogni maglia alta, quindi una, successiva 2, successiva 3, successiva 4, successiva 5, successiva 6, successiva 7. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo, quindi una maglia bassa sopra ogni maglia alta, una, rientro, vado alla successiva 2, successiva 3, successiva 4, successiva 5, successiva 6, successiva 7, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto e ultimo giro del motivo. Poi vi farò vedere come si termina, vi farò rivedere come rifare il primo perché giustamente abbiamo una base diversa rispetto alle catenelle iniziali. Sto terminando il mio quarto giro, ho fatto le maglie basse, adesso vado a fare le 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, entro nella maglia bassa e realizzo una maglia alta. Quindi questi sono i giri che dovremo andare sempre a ripetere per tutta la lunghezza del nostro cardigan fino ad arrivare allo scalfo delle maniche, lì poi cambieremo il punto. Allora vi giro soltanto e vi faccio rivedere come fare il primo giro perché come vi ho detto abbiamo una base diversa rispetto a prima. Quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi una, due, tre. Prendo il filo, rientro nella stessa maglia alta e vado a fare altre 2 maglie alte, una e due. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto le catenelle, salto le prime 3 maglie basse, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 2 maglie alte, 1 e 2. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado dove ho l'archetto di 2 catenelle e realizzo 2 maglie alte, quindi 1 e 2. E ricomincio 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 maglie di base, entro nella quarta e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 2 maglie alte, 1 e 2, una maglia alta sopra la maglia alta, 2 maglie alte sopra nell'archetto di 2 catenelle. Quindi vedete, io sto rifacendo il primo giro dove avevamo i gruppi di 3 e di 5 maglie alte alternata alla maglia bassa, solo in maniera diversa perché qui avevo le catenelle. Bene, vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto questi 4 giri e poi andremo a fare, come vi ho detto, divideremo la parte avanti dalla parte dietro e cambieremo anche il punto. Allora, io da sotto fino a sopra ho ripetuto il motivo per 14 volte, quindi ho ripetuto i 4 giri per 14 volte e come lunghezza per me va bene perché va da poco sotto la vita fin sotto allo scalfo. Per fare lo scalfo io sono poi andata a contare questi quadrati formati da maglie alte e maglie basse in senso orizzontale e ne ho 15, quindi che ho fatto? Ne ho messo 4 davanti sul lato sinistro, 4 avanti sul lato destro e il resto tutto dietro. Mi raccomando, per chi ha un numero dispari, quello dispari questa volta va messo sul dietro e non sul davanti. Quindi ho messo il marcatore, dopo aver contato 4 di questi gruppi, 1, 2, 3, 4, sono andata a mettere il marcatore dove ho la maglia alta. Stessa cosa da quest'altro lato. Adesso io cambierò anche punto, questo perché io la parte che dallo scalfo fino alle spalle devo andare anche a fare delle diminuzioni e voglio farle in modo lineare, invece se dovessi continuare con questo punto non potrei farlo, quindi ho deciso di cambiare il punto e il punto che andrò a utilizzare è quello che userò anche poi per fare le maniche, che devo ancora decidere se farla a 3/4 o delle mezze maniche. Ricordiamoci comunque stiamo facendo un cardigan estivo, quindi va benissimo farlo anche a mezze maniche, però anche a 3/4 non sarebbe una cattiva idea. Benissimo, a questo punto possiamo andare a lavorare e come primo giro farò un giro molto semplice, mi avvicino con la telecamera per farvi vedere, andrò a fare un giro di maglie basse fino ad arrivare al marcatore, quindi mi alzo con una catenella, vado dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia bassa, 2 maglie basse nell'archetto di 2 catenelle, quindi una e due, una maglia bassa sopra ogni maglia bassa, quindi una, due, tre, 4, 5,
6, 7 e di nuovo ho l'archetto e 2 catenelle, vado a fare 2 maglie basse. 2 maglie basse, quindi dove ho l'archetto e 2 catenelle, 1 e 2, una maglia bassa sopra la maglia alta e ricomincio da capo. Quindi arrivo a fare una maglia bassa sopra ogni maglia bassa e sopra ogni maglia alta, 2 maglie basse nell'archetto e 2 catenelle fino ad arrivare al mio marcatore. Arrivato al mio marcatore vi farò vedere il punto che utilizzeremo appunto per la parte superiore della nostra, del nostro cardigan. Ho terminato il primo giro facendo l'ultima maglia bassa dove ho il marcatore, quindi lo posso togliere perché, per farvi vedere meglio. Quindi sono andata a fare l'ultima maglia bassa dove ho la maglia alta, dove ho messo il marcatore. Adesso andrò a fare giri di maglie alte e andrò a fare anche delle diminuzioni qui per poter creare appunto lo scollo del nostro cardigan. Quindi mi giro con il lavoro e vado a fare un primo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, una catenella di separazione, salto una maglia alta, vado nella successiva e realizzo una maglia alta, catenella di separazione e continuo, salto una maglia di base, vado nella successiva e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e realizzo una maglia alta. Continuo così fino ad arrivare alla fine del mio primo, del mio secondo giro. Terminato il secondo giro vi faccio vedere come creare appunto la nostra prima diminuzione. Sto per arrivare alla fine del mio secondo giro, quello con le maglie alte alternate a una catenella, e adesso io dovrei saltare una maglia bassa e fare una maglia alta, ma siccome a me mi restano solo 3 maglie basse, salto direttamente 2 maglie basse, entro nell'ultima e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così il secondo giro, mi giro con il lavoro e vado a fare il terzo giro e realizzo in questa maniera. Vado a fare una maglia bassissima all'interno dell'archetto di una catenella, vado dove ho la maglia alta e vado a fare un'altra maglia bassissima, e a questo punto di nuovo vado a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta e una maglia bassa in ogni archetto di una catenella. Quindi mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa, una maglia bassa nell'archetto, una maglia bassa sopra la maglia alta, una maglia bassa nell'archetto, una maglia bassa sopra la maglia alta. Continuo così per tutto il mio terzo giro. Sto per terminare il terzo giro, ho fatto la maglia bassa nell'archetto di una catenella, vado dove ho la terza catenella iniziale e vado a fare l'ultima maglia bassa. Quarto giro, torniamo a fare di nuovo le maglie alte separate da una catenella e andremo alla fine del giro a fare la nostra diminuzione. Quindi vado a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, 1, 2, 3, una catenella di separazione, salto una maglia di base, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. E continuo così per tutto il giro, alternando una maglia alta e una catenella e saltando una maglia di base, fino ad arrivare verso la fine dove vi farò vedere come fare di nuovo un'altra diminuzione. Sto terminando il quarto giro, ho fatto la maglia alta e una catenella e sono arrivata dove ho l'ultima maglia bassa e vado a fare normalmente una maglia alta. Mi giro con il lavoro, inizio il mio quinto giro e di nuovo qui andiamo a fare le diminuzioni. Quindi vado a fare una maglia bassissima all'interno dell'archetto di una catenella e una maglia bassissima sopra la seconda maglia alta. E a questo punto ricomincio a fare il mio giro di maglie basse, quindi mi alzo con una catenella, rientro dentro la maglia alta e faccio una maglia bassa e vado una maglia bassa in ogni archetto, una maglia bassa in ogni maglia alta, una maglia bassa in ogni archetto di una catenella, una maglia bassa sopra ogni maglia alta. Quindi adesso terminerò di nuovo il quinto giro, farò il sesto giro dove farò sempre la maglia alta alternata una catenella e al settimo giro faremo di nuovo una diminuzione. Quindi adesso il quinto e il sesto lo faremo da sole e ci rivediamo al settimo giro dove faremo la diminuzione. Ho terminato quindi il sesto giro facendo sempre la maglia alta sopra l'ultima maglia bassa. Mi giro per fare il settimo giro e vado a fare sempre le mie diminuzioni, quindi una maglia bassissima nell'archetto di una catenella, una maglia bassissima sopra la maglia alta successiva e ricomincio di nuovo a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta e una maglia bassa sopra ogni archetto di una nell'archetto di una catenella. Io continuerò a fare ancora altre diminuzioni, vi dirò quante ne ho fatte contando in questa maniera 1, 2, 3, quindi adesso ho fatto 3 diminuzioni, vi dirò quante diminuzioni ho fatte e quante volte ho ripetuto questi due giri prima di arrivare allo scalfo, alle spalle. Naturalmente vi dirò anche se mi sono fermata, tipo faccio 5 diminuzioni e poi continuo
continuo a lavorare senza farne di più. Devo ancora vedere un po' come fare questa cosa, però giustamente dopo io vi dirò quante volte ho fatto le diminuzioni e quanti giri totali da quando abbiamo fatto lo scalfo fino alle spalle io ho fatto. Ricordiamoci che i giri sono due, quello di maglie basse e quello di maglie alte alternate a una catenella. Allora, io ho fatto le diminuzioni per 9 volte, quindi non contando dal primo giro, ma da qua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ho quindi ripetuto la maglia bassa, il giro di maglie basse e il giro di maglie alte per 10 volte e alla fine sono andata a ripetere un'ultima volta la maglia bassa facendo un'ultima diminuzione. Ho fatto la stessa cosa anche da questo lato e poi ho ripetuto sempre 10 volte il giro di maglie basse e maglie alte alternate una catenella, terminando con un giro di maglie basse. Adesso io andrò a cucire le due spalle e farò la manica. Devo ancora decidere per la manica se fare lo stesso punto della parte superiore o se invece fare il punto floreale sotto. Adesso deciderò. Nel frattempo naturalmente poi vi farò vedere come si inizia qualsiasi dei due punti decida di fare, in modo tale poi da terminare la nostra giacca. Naturalmente poi faremo un bordino per andare a coprire un po' questi scalini che si sono creati a seguito della diminuzione. Ah, una cosa che non vi ho detto, che quando sono partita a lavorare il pezzo di dietro sono partita a fare la maglia bassa dove ho fatto la stessa maglia bassa del davanti, quindi dove avevo il marcatore, e quindi ho terminato il giro sempre dove avevo il marcatore facendo una maglia bassa dove c'era la maglia bassa della parte avanti. Adesso cucio quindi, come vi ho detto, le spalle e andrò a fare poi la manica. Per realizzare la manica ho deciso che farò lo stesso punto della parte alta del cardigan, quindi alternerò il giro di maglie alte con catenelle al giro di maglie basse. Inizierò però questa volta dal giro di maglie alte alternate a catenelle, quindi dopo farò il giro invece di maglie basse. Quindi vado sempre nella maglia alta dove ho fatto le due maglie basse per la parte avanti, per la parte dietro e la parte avanti, e quindi vado dove ho la maglia alta, mi aggancio con il filo e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1 2 3, catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta qui verticale e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto la maglia bassa, vado dove ho la maglia alta verticale, vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto la maglia bassa, vado dove ho la maglia alta verticale, faccio una maglia alta, catenella di separazione, continuo così per tutto il giro. Quindi salto una maglia alta, cioè salto la maglia bassa, faccio la catenella, salto e vado dove ho l'archetto di maglia, dove ho la maglia alta verticale orizzontale, scusate, faccio la maglia alta. Naturalmente io non devo andare ad allargare la mia manica, sapete che ho un braccio piccolo. Voi invece, se dovete andare ad allargare un po' perché altrimenti viene troppo stretta, semmai alternate, fate una volta che, cioè tipo ogni tanto andate nella maglia bassa e fate una maglia alta, in modo tale da allargare un po' la manica. Ricordatevi solo poi di fare la stessa cosa anche quando andate a fare l'altra manica, se fate appunto degli aumenti. Quindi io continuo a lavorare in questa maniera: catenella, maglia alta, catenella, salto la maglia bassa, vado dove la maglia alta e faccio una maglia alta, catenella, salto e di nuovo vado alla parte opposta, catenella, salto la maglia bassa, vado dove ho la maglia alta, catenella, salto la maglia bassa, vado dove ho la maglia alta, catenella, vado dove ho la cucitura, perché vedete io qui ho la cucitura, quindi vado dove ho la cucitura e faccio una maglia alta, catenella e di nuovo maglia alta dove ho le maglie alte, saltando le giri di maglie basse. Terminato questo primo giro passerò a fare il giro di maglie basse e naturalmente farò una maglia bassa sopra ogni maglia alta, una maglia bassa in ogni archetto di una catenella. Mi raccomando, come vi ho già detto, se dovete andare ad allargare perché altrimenti viene troppo stretta la maglia, o potete lavorare sempre con un uncinetto del 3,5, quindi andando così ad allargare, o invece di fare come me ogni tanto fate una maglia alta nella maglia bassa, ricordandovi solo, come vi ho detto anche prima, di fare la stessa cosa anche dall'altra manica. Quindi adesso continuerò a lavorare in questa maniera facendovi vedere come si termina, in modo tale da avviare insieme anche il secondo giro, e poi andrò sempre a fare il primo e il secondo giro. Quindi facendo sempre poi una maglia alta nella prima maglia bassa, salto una catenella, salto una maglia bassa e così via. Quindi come abbiamo fatto per la parte appunto superiore del cardigan. Vedete, io adesso sono arrivata alla fine, faccio una catenella, entro nella terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta e faccio una maglia bassissima.
E a questo punto mi alzo con il lavoro, con una catenella, entro dentro la maglia alta e faccio la maglia bassa. Dove ho la catenella faccio la maglia bassa, dove ho la maglia alta faccio la maglia bassa. Così per tutto il giro. E poi ricomincerò facendo una maglia alta, una catenella, salto una maglia bassa e vado nella successiva. Esattamente come abbiamo fatto per la parte in alto del cardigan. Vi dirò alla fine quanto è lunga è venuta la mia manica. Non so se fare una manica lunga o tre quarti, devo ancora decidere, ma naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto questi due giri. Alla fine ho optato per una manica lunga e ho ripetuto i giri, quindi quello di maglie alte separate da una catenella e le maglie basse, per un totale di 36 volte. Quindi dallo scalfo fino alla manica ho rifatto il motivo per 36 volte e come manica lunga va benissimo. Adesso non mi rimane che fare l'altra e poi andare a fare il bordino per creare una piccola asola dove mettere un bottone all'altezza del seno per terminare il mio cardigan.